sera dal telegiornale di Imperia TV. C'è anche Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria e leader del movimento Cambiamo, oggi a Roma in occasione della manifestazione contro il governo per chiedere elezioni immediate. Toti ha preso la parola sul palco. Vediamo. Siccome penso che non abbiate voglia di sentire cosa sta dicendo Conte, vi intrattengo un po' in questo lasso di tempo. Dicono in tanti che non dovremmo essere qui. Io vedo tanta gente che la pensa al contrario e io la penso al contrario. Penso che questo sia oggi il posto migliore dove essere, in piazza. Quando dentro il palazzo nasce un governo inventato nel palazzo, con intrighi di palazzo, senza il voto degli italiani, credo che il modo migliore per dire che gli italiani sono contrari è essere fuori da quel palazzo dove tutti gli italiani possono stare e dove gli italiani possono esprimere quel dissenso che avrebbero voluto esprimere nelle urne e non hanno potuto. Lo potete fare oggi qui. Noi siamo contro questo governo. Questo è un governo che nasce tra partiti che gli italiani hanno bocciato nelle ultime elezioni. Questo è un governo che nasce dalle capriole di partiti che la pensano al contrario su tutto, ma questo soprattutto è un governo che non servirà a questo paese, anzi farà danno a questo paese. Questo è un governo che non ha ancora ottenuto la fiducia e già sulle infrastrutture, sulla gronda della mia città, un ministro ha detto che la facciamo. E subito dopo è stato messo dietro la lavagna con le orecchie d'asino, così impara a dire qualche cosa che ai grillini non va bene. E se il buongiorno si vede dal mattino, ne vedremo davvero delle belle. Ma sono anche sicuro che tutte le volte fate ciao, che Giorgio fa il selfie, sulle mani, tutti. Lo devo mandare alla 7 che dice che non siamo abbastanza. E tanta gente non è riuscita ad arrivare a quello che ne so, perché c'ho il telefonino che mi sta esplodendo di gente che non riesce a passare. E se esplode a me, immagino gli organizzatori di questa giornata. Bene amici, questa temo che sia la prova generale di queste su tutto, dalle infrastrutture alle tasse alla famiglia. Dobbiamo aspettarci il peggio, ma dobbiamo prepararci al meglio, quindi abbiamo una grande responsabilità a partire da oggi. Questo governo ci ha cacciato dentro un incubo. Noi da qua dobbiamo far partire un sogno, dire agli italiani che un'Italia migliore si può costruire. La Regione ha posticipato l'apertura del bando del PSR, il piano di sviluppo rurale, dedicato alla prevenzione degli incendi boschivi. I finanziamenti previsti superano i 6 milioni di euro, i particolari in un servizio. È stata prorogata dal 21 agosto all'11 settembre l'apertura della sottomisura del programma di sviluppo rurale dedicata all'antincendio boschivo. Ad annunciarlo è l'assessore all'agricoltura Stefano Mai. Introdotto anche il limite dei 400.000 euro per ogni singolo progetto su un finanziamento complessivo di 6 milioni e 527.000 euro. Sono ammesse spese per investimenti legate al ripristino di infrastrutture di protezione contro gli incendi boschivi, per interventi di silvicoltura dedicati ad azioni di antincendio boschivo
rilievo o per favorire la stabilizzazione del suolo. Si potranno anche realizzare interventi di manutenzione delle fasce tagliafuoco e per le particelle destinate al pascolo in area a rischio incendio. Inoltre sarà possibile finanziare azioni di contrasto delle infestazioni di lepidotteri in modo specifico per contrastare il cinipide del castagno attraverso lanci del suo antagonista, il Torimus sinensis. Oltre a finanziare questi interventi saranno ammesse anche spese per le protezioni dedicate alla rinnovazione forestale, all'acquisto di mezzi, attrezzature e strutture dedicate alla previsione, prevenzione e monitoraggio degli incendi e anche per le attrezzature di comunicazione. Il comune di Ventimiglia vuole limitare al massimo l'uso della plastica. Il sindaco Gaetano Scullino a questo fine ha firmato un'ordinanza per rendere la città di confine plastic free. Il primo cittadino ha voluto ascoltare anche le categorie dei commercianti e alcune associazioni per un confronto diretto che si è svolto oggi a Palazzo Comunale. Vediamo. Signor sindaco, perché questa riunione? Bene, ci siamo confrontati con i rappresentanti delle categorie commerciali artigianali di Ventimiglia e non solo, perché stiamo prendendo un'iniziativa del plastic free. Abbiamo convocato questo incontro già 20 giorni fa e oggi abbiamo coinvolto tutte, come dicevo, queste categorie perché volevo ascoltare il loro parere per questa nostra iniziativa, ossia cercare nel nostro comune di evitare al massimo la plastica. Cominciamo con i piatti di plastica, con le posate, con i bicchieri, con i bastoncini, ossia nel senso che meno plastica adoperiamo, più facciamo l'interesse di tutta la collettività e non solo, e sicuramente i costi sono inferiori. Abbiamo messo qua dei campioni, dei piatti di carta che sono bellissimi, tra l'altro costano anche un pochettino meno, dicendo che anche per quanto riguarda le nostre le sagre, gli incontri conviviali, roba del genere, di evitare al massimo l'uso della plastica. Abbiamo iniziato con questa cosa qui, però non abbiamo messo anche le bottiglie, perché le bottiglie è un po' più complicato, dovremmo ancora organizzarci, però su questo possiamo già iniziare a lavorare. Cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso di firmare questa ordinanza invitando la città di usare la carta, che tra l'altro anche igienicamente parlando è anche meglio, nel senso, e ha un costo magari inferiore. Inoltre non abbiamo dato una disponibilità di subito, noi abbiamo dato 6 mesi di tempo per poter smaltire le scorte e poi naturalmente faremo particolarmente attenzione a quelle che sono le iniziative che comportano anche l'uso di piatti, di posate, di bicchieri, di quant'altro, che invitandoli di comprare tutte queste apparecchiature, tutte queste utensili, come si possono chiamare, in carta, che sicuramente faranno sicuramente un bel regalo ai loro clienti, sotto il profilo estetico sono più belli e sotto il profilo funzionale sicuramente più efficaci. Gran finale ieri per il raduno Vele d'Epoca di Imperia con la parata nel bacino turistico di Porto Maurizio, l'ultima delle regate in programma e la cerimonia di premiazione. Una giornata intensa preceduta dai fuochi artificiali del sabato sera e chiusa dalla cerimonia della Marina Bandiera con l'arrivederci al prossimo anno. Vediamo. L'avvio a conclusione del raduno delle Vele d'Epoca anche quest'anno è stato contrassegnato dallo spettacolo dei fuochi artificiali del sabato sera. Migliaia di persone come sempre hanno affollato non solo Borgo Marina e Calatansermi, ma anche molte zone della città per ammirare i fuochi delle vele sparati nel bacino portuale di Porto Maurizio. La conclusione dello spettacolo pirotecnico è stata salutata dal tradizionale fischio delle sirene delle navi in porto. La giornata domenicale per il raduno di Vele d'Epoca d'Imperia ha visto la conclusione dell'evento anche con la grazia da parte del meteo che ha consentito di svolgere il programma senza intoppi. La domenica si è aperta dalla tradizionale parata delle signore del mare che hanno sfilato nel bacino turistico di Porto Maurizio.
La giuria ha assegnato il premio per l'eleganza imparata a Stella Polare, imbarcazione della Marina Militare che opera nell'ambito degli sport velici della Marina e anche come nave scuola per i futuri ufficiali. Subito dopo la parata le vele sono tornate a prendere il mare per affrontarsi nella terza e ultima regata, resa molto impegnativa dalle condizioni del mare con onde che hanno raggiunto anche il metro. La gara in mare coordinata dallo Yacht Club di Imperia si è comunque svolta senza alcun problema e con un solo ritiro. Nel tardo pomeriggio di domenica il palco di Calatanselmi ha ospitato la cerimonia di premiazione per gli Yacht Big Boats, primo posto per Halloween, secondo per Twiga, portacolori del Principato di Monaco, e terzo per Mombi in quarto. Negli Yacht Epoca Aurici, primo Chips, secondo My Funway e terzo Lulu. Yacht d'Epoca Marconi 1, Anne Sophie, Jour de Fête e Windover. Yacht d'Epoca Marconi 2, Skylark, Emilia e Oiseau de Fée. Yacht Classici 1, Sagittarius, Mai Più e Mio Mao 7. Yacht Classici 2, Il Moro di Venezia, Ea e Corsaro 2. Yacht Spirit of Tradition, primo Midva, secondo Clare, terzo Sandra. Yacht Nior, Sagittarius, Il Moro di Venezia e Mi Scappa quarto. Terminata la premiazione, il raduno delle vele d'epoca si è ufficialmente concluso con il tradizionale ammaina bandiera e l'arrivederci al prossimo anno. A te il bilancio del raduno vele d'epoca di Imperia, che ha riportato l'evento da biennale ad annuale, è stato il presidente di Astronautica Enrico Meini. Un bilancio positivo non soltanto per la presenza del pubblico, ma anche per la soddisfazione riscontrata da armatori ed equipaggi. Vediamo. Il saluto dell'edizione 2019 del raduno delle vele d'epoca, naturalmente col presidente di Astronautica Enrico Meini. Giornate intense in mare, sulla terraferma, di giorno anche alla sera, con l'esplosione dei fuochi, un po' il clou e poi le premiazioni. Buonasera, sì, l'aver accorciato un giorno ha compreso poi tutti gli eventi e soprattutto ha fatto sì che le regine madre gareggiassero e regattassero diversamente, quindi è stato un tre giorni diciamo veramente pieno, noi siamo soddisfattissimi. Anche perché il mare c'è stato, il vento c'è stato, l'affluenza del pubblico in tre giorni, siamo sui numeri dell'anno scorso con un giorno in più. Io direi che sono tutti i presupposti per continuare questa annualità dell'evento. Un altro anno non parleremo più di annualità perché tanto sarà così. Ormai ci saremo abituati. E quindi dobbiamo trovare un qualche cosa, qualche novità che possa così far aumentare ancora gli spettatori e dare la possibilità alla città di Imperia di vivere questo momento. Io prima, nei saluti e nelle premiazioni, ho detto che quando un evento del genere va alla conclusione viene il magone. Questo secondo me è quel senso di essere riusciti a portare a termine un evento che forse non era neanche alla nostra altezza, non lo so, però direi che ci siamo riusciti. Che la scommessa è vinta. Esatto, abbiamo fatto contenti tutti e ci rivediamo l'anno prossimo dal 10 al 13 settembre per l'evento 2020. Primi protagonisti, gli armatori, i velisti, gli equipaggi che hanno dato tutti un segnale positivo e di apprezzamento. Tutti contenti, questo esatto. Lo dobbiamo dire perché lo abbiamo raccolto stando a contatto con loro e poi alla fine dobbiamo anche capire che i veri protagonisti sono loro che ci consentono poi di parlare ancora di vele d'epoca. Sì, assolutamente sì, comunque anche il cargo ha funzionato benissimo. E quindi questa mostra mercato ha reso un qualcosa in più rispetto all'anno scorso che non c'era, ma siamo veramente soddisfatti e il supporto di chi ci ha aiutato dà già la conferma per la nuova edizione. Ci rivediamo nel 2020. Dal 10 al 13 settembre, assolutamente sì, grazie. Domenica di Anno Marina in Largo Cambiaso si è svolta la tradizionale mostra mercato venatoria dedicata ad animali da caccia e da compagnia. Un appuntamento atteso da molti appassionati. Vediamo. La mostra venatoria di Diano Marina raggiunge la 65esima edizione e un traguardo importante. È importante sì, perché ogni anno sono sempre di più e ormai è una tradizione quasi più di mezzo secolo che è portata avanti e ci auguriamo di riuscirla a continuare, anche se in questo campo i cacciatori sono sempre di meno. E cerchiamo di ampliarla anche dal punto di vista degli appassionati di uccelli da compagnia, canarini, uccelli esotici e quant'altro.
E diamo il benvenuto a questa manifestazione a tutti i partecipanti, a tutti i cacciatori e a tutti gli amatori di questa tipologia di animali che sono intervenuti questa mattina alla manifestazione. E colgo l'occasione per i ringraziamenti. Ringrazio innanzitutto il Comune e la Ticino Imperiese che ci permettono la realizzazione di questa manifestazione. E un ringraziamento sentito va anche alla Federcaccia che ci sostiene e un grande ringraziamento alle autorità, ai carabinieri, alle guardie volontarie, e ai vigili urbani e alla Polizia Municipale che permettono il regolare svolgimento di questa manifestazione vigilando sull'andamento della giornata e della gente che transita in questa giornata di festa, perché alla fine è una giornata di festa e di amicizia tra cacciatori e appassionati di uccelli. Per concludere posso fare un augurio appunto a tutti i cacciatori, augurandogli una buona stagione venatoria, gli auguro di passare una stagione soprattutto in sicurezza, che è una questione che da non sottovalutare e da tenere sempre come primo obiettivo quando si va a caccia. E possiamo dare l'appuntamento al prossimo anno? Mi auguro di sì, spero proprio di rivedervi tutti il prossimo anno e che sia una festa sempre più bella. Vice Sindaco, la mostra venatoria di Diano Marina è un evento importante per la città e possiamo dire storico, avendo raggiunto la 65esima edizione. Certamente, è uno degli nostri appuntamenti più storici, più antichi. È un appuntamento importantissimo sia per gli addetti ai lavori, ma in questo momento che è di fine stagione, quindi a settembre ci stiamo avvicinando a chiudere la stagione turistica, è un momento di prolungamento della nostra stagione, quindi anche dal punto di vista turistico è un richiamo interessante. Ecco, è un evento che unisce appassionati di caccia, ma non solo, abbiamo anche prodotti tipici e anche stand provenienti da diverse parti d'Italia. Certamente, è anche un evento appunto per promuovere il nostro territorio, per promuovere innanzitutto certamente la caccia e in senso positivo, non la caccia come viene dipinta alcune volte come un elemento negativo dal punto di vista ambientale, tutt'altro, ed è un elemento, è una fiera di richiamo importantissima da un punto di vista appunto di pubblicità per il nostro territorio. Successo nel fine settimana a Salia per la prima edizione della Festa della Birra. I volontari della cooperativa Macchia Verde quest'anno, dopo il tradizionale appuntamento dedicato ai vini, hanno infatti voluto avviare un evento incentrato sulle birre di produzione artigianale e panini da gourmet. Il servizio. Uno dei colpevoli qua che ha combinato tutto questo marasma è Davide, perché è uno di quelli che si è fatto venire in testa l'idea della Festa della Birra. E che bella idea! Ma siamo tutti contenti, una bella idea. Abbiamo cercato di svecchiare un po' Sagralia, no? Abbiamo portato i giovani a Salia. Siamo tutti contenti perché ieri abbiamo fatto sui 2.000-2.500 persone e tutti erano giovani. L'area è completamente rinnovata, come avete visto dalle immagini. Ci sono 8 microbirrifici che fanno birre artigianali. Vengono dal Piemonte, dalla Liguria, dalla Lombardia e dalla Toscana, quindi si sono riuniti tutti qui, sono tutti amici anche loro, fanno dei buonissimi prodotti. Abbiamo cercato di abbinare la cucina da strada ai microbirrifici e per completare il rinnovamento giovanile siamo riusciti a portare DJ, musica dal vivo, e ieri abbiamo fatto reg, oggi siamo coi fiati e con DJ. E domani avremo un grande gruppo che sono gli Appertons, che fanno serate in tutta Europa, sono stati in Belgio, in Olanda, in Germania. Insomma, piatti per i giovani, musica per i giovani, birre particolari, molto buone, molto ricercate, prodotte artigianalmente, e quello che tu chiami cucina da strada, ma che in realtà ragazzi qui a Sale è diventata di nuovo un capolavoro, perché non si può ridurre, dire semplicemente panini. No, assolutamente. Sono forme d'arte. Guarda, nell'hamburger, ti faccio solo l'elenco di tutto quello che c'è nell'hamburger. Noi spennelliamo il pane col burro, lo scaldiamo, poi sopra ci mettiamo l'hamburger col cheddar, poi sopra aggiungiamo ancora pancetta,
poi ci aggiungiamo, mi devo ricordare perché sono troppi gli ai, quindi mi devo aiutare con quello che c'è sul banco. Mettiamo pomodori, salse, cipolla caramellata, poi chi vuole anche i cetriolini, chiudiamo con le salsa barbecue, insalata e via. Quindi solo quello lì è un panino e per la preparazione le grandi marche ci fanno un po', non ci fanno paura perché i nostri panini sono veramente di qualità. Come tutto quello che fanno gli amici di Salea, perché veramente quello che è bello è la grande passione. E poi anche qua i giovani, anche tanti anziani che troviamo a Sagrada nelle cucine, tornano, sono tornati qui. E mangiano i panini. Anche ieri sera alle 7:30 abbiamo fatto 3 giri. Un po' il primo con gli anziani che vengono alla Sagra, pensavano di trovare la polenta al tartufo, e invece cosa sono ritrovati? A mangiare il pastrami o pulled pork, e tutti sono venuti a dirci ma che buoni che sono questi panini, quindi siamo contenti. Poi le famiglie e poi i giovani a cui piace sicuramente. Quindi insomma abbiamo capito, questo è solo l'inizio. L'anno prossimo facciamo un disastro. Croce Rossa in festa a Bordighera per i 35 anni dalla fondazione del comitato locale. Le celebrazioni sono state ospitate dal Palazzo del Parco. Vediamo. La Croce Rossa di Bordighera ha festeggiato domenica i 35 anni di attività legati alla fondazione del Comitato della Città delle Palme. Le cerimonie sono state ospitate nel Palazzo del Parco e nel piazzale antistante è stata benedetta una nuova ambulanza donata da privati e un defibrillatore donato da una signora di Sanremo. All'interno del Palazzo del Parco ci sono stati invece i saluti delle autorità e a seguire le premiazioni dei militi che operano in Croce Rossa da 15, 25 e 35 anni. Alla cerimonia ha partecipato anche l'ambasciatore d'Italia a Monaco, Cristiano Gallo, insieme alla moglie, volontaria della Croce Rossa di Milano, cui è spettato anche l'onore di tagliare il nastro inaugurale della nuova ambulanza. Presente alle celebrazioni anche l'assessore regionale alla sanità, Sonia Viale. Adesso è il momento di Riviera ai Venti, poi la situazione cantieri sull'autostrada dei Fiori. Di seguito indichiamo i cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sui tronchi A6 Torino-Savona e A10 Savona confine di Stato. Tronco A6 Torino-Savona, direzione Savona e direzione Torino. Traceva e millesimo, deviazione della carreggiata per lavori di rifacimento dell'impalcato del viadotto Mollere Sud fino al 4 novembre, con gestione dinamica delle corsie per garantire un miglior scorrimento durante i giorni di maggior traffico. Tronco A10, Savona, Ventimiglia, confine di Stato, direzione Italia, carreggiata sud, Traspotorne Savona, chiusura della corsia di sorpasso per adeguamento galleria Fornaci dal 10 all'11 settembre, tra Andorra e Albenga, chiusura della corsia di marcia per installazione assorbitore d'urto di Albenga dal 9 al 15 settembre, direzione Francia, carreggiata nord, tra Arma di Taggia e Sanremo, chiusura della corsia di marcia o di sorpasso per rifacimento giunti viadotto San Martino dal 9 al 15 settembre. Il telegiornale termina qui. Grazie per essere stati con noi e buona serata.
Le parole del Premier Giuseppe Conte alla Camera dei Deputati. Si proietta necessariamente, per essere sostenibile, in una dimensione intergenerazionale. Questo progetto politico segna l'inizio di una nuova, che confidiamo risolutiva, stagione riformatrice. Come più volte hanno sollecitato le stesse forze di maggioranza, è un progetto che presenta elementi, caratteristiche di forte novità. Nuovo è nella sua impostazione, nuovo è nel suo impianto progettuale. È stato identificato dopo 12 ore di indagini l'uomo che nella notte del 2 settembre nel Ragusano aveva tirato una donna nella sua auto per poi violentarla per ore. Ad incastrarlo sono state le testimonianze della vittima e le riprese delle telecamere di videosorveglianza. L'individuo, 26 anni, era già stato condannato per sequestro di persona, violenza sessuale aggravata e rapina. La notte dell'aggressione aveva tirato la ragazza raccontandole che la moglie era stata male ed aveva bisogno di soccorso. L'aveva poi minacciata, si era messa alla guida dell'auto e aveva abusato della donna ripetutamente. Il GIP di Ragusa ha convalidato il fermo per sequestro di persona, violenza sessuale aggravata e rapina ed emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo i dati del CGA, il Nord Italia contribuisce a quasi la metà del PIL, delle tasse, degli occupati e degli investimenti, motivo per cui non può e non deve essere ignorato dal nuovo governo. Secondo l'organizzazione, infatti, c'è il rischio concreto che il profondo nord finisca ai margini dell'azione del nuovo governo Conte. Nello specifico, sono 6 le regioni a guida centrodestra, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli, che rischiano di non avere molto peso nelle decisioni importanti della nuova amministrazione, nonostante producano oltre 721 miliardi di euro di valore aggiunto, corrispondenti al 46,6% del totale nazionale. Giornata tragica per gli aerei della compagnia British Airways. Quasi il 100% dei voli del vettore sono stati infatti annullati a causa dello sciopero dei suoi 4.300 piloti in programma lunedì 9 settembre e martedì 10. Lo sciopero, scattato alla mezzanotte di lunedì e promosso dal sindacato autonomo di categoria, è la conseguenza del mancato accordo all'interno di un lungo confronto sui salari. I piloti hanno respinto l'offerta di aumenti di 11,5 punti percentuali in 3 anni, ritenendo l'incremento inadeguato se confrontato con l'impennata dei profitti messa a segno dalla compagnia dopo il superamento della crisi degli anni scorsi.